Dal 2000, nel parco del castello medievale di Pralormo, la manifestazione Messer Tulipano annuncia l'arrivo della primavera, con la straordinaria fioritura di oltre 75.000 tulipani. Fra le varietà più curiose selezionate per il 2016 dagli organizzatori, vi sono una collezione di tulipani neri, i nuovissimi tulipani pop-up, i parrot, gli eleganti viridiflora, i tulipani stellati, i frills dai bordi sfrangiati e tanti altri. La presentazione ufficiale della manifestazione si è tenuta martedì 22 marzo a Palazzo Cisterna, sede della città metropolitana di Torino. L'argomento collaterale dell'edizione 2016 sarà il linguaggio dei fiori. Nel parco storico, nell'antica Orangerie e nella serra ottocentesca del castello, scenografie, mostre ed esposizioni offriranno spunti nel campo della moda, dell'arte e del flower design, proposti da collezionisti, artisti, stilisti, paesaggisti, vivaisti, chef, maître pâtissier, ballerini e flower designer. Nella zona shopping si potranno acquistare fiori, piante, attrezzature da giardino e da terrazzo, ma anche specialità piemontesi e oggetti curiosi ispirati al mondo della natura. Messer Tulipano sarà visitabile tutti i giorni da sabato 2 aprile a domenica 1 maggio. Per consultare il programma completo delle proposte e degli eventi, www.castellodipralormo.com. Questa 17ª edizione presenta, a parte gli 80.000 tulipani tutti rinnovati e piantati a ottobre, questo argomento collaterale che si chiama linguaggio dei fiori. E questo argomento fa sì che il visitatore possa trovare novità in ogni campo, in particolare una sezione si chiama Donne di Fiori, dedicato quindi alla creatività femminile sia dal punto di vista artistico ma anche sartoriale, anche dal punto di vista artigianale. Ospitiamo delle artisti importanti come Luisa Valentini, che fa queste fate sparse nel parco, e però anche lo stilista Dan, che fa vestiti di fiori veri. Quindi spaziamo dalla collezionista, un'americana che ha una collezione di kimono con i fiori, con il significato giapponese dei fiori, e una architetta berlinese che ha invece questa collezione di foulard particolare fatta negli anni 50. Oggi qui a Palazzo Cisterna è stato presentato il programma di Messer Tulipano, che, in cui abbiamo sentito parlare di arte, di pitture, abbiamo sentito parlare di cultura culinaria, abbiamo sentito parlare anche di una cultura che attraversa un po' tutta l'Italia fino ad arrivare ai gelsomini della Sicilia. Abbiamo sentito parlare di moda, no? Quindi moda, arte, enogastronomia insieme alla cultura floreale. Ecco, per me questa è veramente il contenitore cultura a 360 gradi.